Ed eccoci ragazzuoli, bentornati nell'Hero Mode di Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Recuperate gli episodi precedenti perché sono stati spettacolari e grazie mille per tutto il supporto. Continuate a lasciare un mi piace ragazzi, fatevi sentire al massimo perché oggi andremo ad affrontare una battaglia, credo difficilissima. Super Inchilon, foriero di distruzione e disordine mondiale. Eccolo qua ragazzi. Questa non so se è già la parte finale, il boss finale, una cosa di mezzo. Il radar ci porta qua le tre sfere del drago. Mi raccomando ragazzi, mettete sto mi piace. Fatemi capire che volete appunto il continuo di altri episodi. L'Hero Mode nel complesso credo sarà abbastanza breve. Poi nel caso possiamo iniziare la serie sul gioco proprio della storia vera e propria di Ultimate Tenkaichi. Possiamo fare Burst Limit, Raging Blast e tanti altri giochi. E ci siamo, Joseph! Tu devi essere quello che si è messo in testa la strana idea di raccogliere tutte le sfere del drago. Cattivissimo! Ora puoi darle pure a me. Ma ce l'hai già nel petto, Omega Sharon? Ma Bazzuto pure lui. Ma non lo so. Non essere tanto stupido da opporre resistenza. Ma questo fa sul serio? Allora ragazzi, io mi sono allenato un po'. Lui è comunque troppo forte secondo me, perché palesemente mo mi scassa. Però mi avete dato un botto di consigli negli scorsi episodi, grazie mille. Io adesso faccio la catena di combo con triangolo, così mi vado subito a potenziare. E così proviamo almeno ad ottenere già subito la Kamehameha e un po' di mosse. Io ragazzi ho capito in sto gioco che i nemici non li devi far respirare. Quindi mi vado subito. E stavo scherzando, Omega Sharon, da rabbia, scusa. Mamma mia, quanti attacchi che ha fatto. Non mi posso trasformare? Non mi fa trasformare, sapete? Non lo so perché mo sto fatto. Non so se sto sbagliando i tasti, ma non credo assolutamente. Forse è previsto nel gioco che a un certo punto il personaggio si trasformi in maniera del tutto automatica. Ci sono. Benissimo, lui è quello che si difende con i tre pugni. Quindi ci andrò sempre di pugno singolo con la catena e lo distruggiamo. O almeno ci spero. Non ha nemmeno difese, ragazzi. Lo butto giù, benissimo. E ci vado anche di Kamehameha. Quindi ragazzi gli abbiamo tolto già più di 10.000. Con sta Kamehameha gli togliamo roba come sul totale che aveva 10.000. Patetico, non ha difese. Buono, è sceso già a 43 su 60.000 che aveva. Vedete gli allenamenti stanno funzionando. Però devo fare attenzione, voglio. Siamo... Oh, è più forte di chiunque abbia mai affrontato fino ad ora. È troppo forte, ma Joseph lo stiamo spaccando. Trasformiamoci. È il momento del Super Saiyan. Vai così. Ma chissà ragazzi se possiamo raggiungere anche dopo il Super Saiyan 3 e simili. Lo spero. Oh, bazzutissimo. Vai, mi sono scansato giusto in tempo. Colpiscilo. Mamma mia come godo. Wow, io stiamo a fare una battaglia veramente assurda. La può fatta veramente bene. Ancora così. Colpiamola ancora. Benissimo, non ha difese. E ci andiamo di nuovo di Kamehameha. Potevo anche provare dopo a sperare in una suprema. Però ragazzi, è una battaglia veramente difficile. Quindi non posso rischiare. Devo andarci veramente in maniera safe e distruggerlo. Anche perché vi dico una cosa. Lui per ora non mi ha ancora fatto colpi seri. Se me ne facesse, roba di un paio di combo mi butto a terra. Quindi non posso sbagliare. Non si attacchi così, no, eh. Se attacchi così Noè, gli parte la combo. Mamma mia, mi sono difeso! Non ci credo manco io! Mi sposto, attacco io. No, si è spostato! Sei mio! No! Avevo premuto triangolo, non ce l'ho fatto in tempo a premere triangolo. Beccalo! Mamma mia, come godo! Ragazzi, lo scenario si è fatto un po' oscuro, mettiamola così, devo essere sincero. Vai. Buttato giù di nuovo, va benissimo. E abbiamo il culmine dello spirito. Ragazzi, non lo facciamo respirare. Mi sono pure potenziato e mo sei mio, amico mio. Mo non te ne esci più da qua. Mamma mia, stavo scassando proprio. Ragazzi, mi fate ammi caso. Ci posso fare qualcosa. Io credo che il bello dei miei video sia anche questo. Che, cioè, in maniera vera, genuina, ragazzi, mi diverto un botto. Ah... E lo colpiamo pure così, va benissimo, va. Non lo lasciamo respirare. E ragazzi, ci abbiamo la possibilità di farlo. Vai, suprema. C'ho la sfera dell'anima direttamente dal carissimo di Yamcha, perché è stato il mio primo maestro. Quindi
ci permetterà di concludere al massimo. Lui ha provato a difendersi, ma non credo che riuscirà a difendersi da una suprema devastante così. Mamma mia, 13.000 danni! Ragazzi, allora, abbiamo fatto una battaglia quasi perfetta. Distrutto totale. Non ti ripigli, Fran. Sei ancora vivo. Ammetto che sei molto forte. Lo puoi dire bene, amico mio. Combattimi se c'hai il coraggio. Ma questo non si è fatto niente. Cioè, l'ho spaccato, aiuto. Cosa hai in mente di fare? Devi esserti impegnato molto per raccogliere tutte quelle sfere del drago, non è vero? Tra l'altro c'è canzone di sottofondo con copyright, quindi devo parlare. Peccato che dovrei ricominciare da capo. Ma questo si boosta, si potenzia, mo'. Fermo, smettila! Ma che sta a fa' questo? No, gli è entrato nella mente, che roba è? È vicino a completare la raccolta di tutte le sfere del drago? Che succede, Fra? Super Ishlon le sparpaglia di nuovo in giro per il mondo, ma no! E mo' me le devo andare a pia un'altra volta! Ma ce le avevo! L'unica possibilità di riportare la pace al mondo sembra perduta. Queste sono palesemente le fasi finali. Ma no! Joseph, andiamocele a riprendere. Riuscirà a raccogliere una volta per tutte le sfere del drago a salvare la Terra? La risposta è sì. Riuscirà ad essere sconfitto? Narratore, vai easy, te l'assicuro. Quanta ansia c'hai, narratore? Stai tranquillo. Me la vedo io. Voglio capire se le sfere del drago posso effettivamente raccoglierle e le trovo, oppure se ogni volta ci sono delle battaglie da fare. Oh mamma ragazzi, ma quante battaglie sono? Credo siano 7 in proporzione alle sfere. Potrebbe essere i Saibaimen. Saibaimen, ma con che coraggio mi sfidi? Ma questo fa veramente... Provo ad abbatterlo, vi faccio vedere giusto un pochino di gameplay per poi andare subito a concludere. Ma poi ragazzi, si va assolutamente in maniera seria. Appena eliminato l'avversario mi ha dato la sfera del drago suprema, sfera a 2 stelle. Va bene, quindi ne dovrò eliminare un bel po'. Ho recuperato un po' tutte le sfere del drago ragazzi, ne ho recuperate 6, mi resta l'ultima ed è qui all'arena gioco di Cell. Vediamo se troverò proprio Cell o qualcun altro. Sono state raccolte 6 sfere del drago. Ora manca solo la sfera 4 stelle, che tra l'altro è quella del nonno di Goku. Guidato dal radar del drago si dirige alla ricerca dell'ultima sfera del drago. Va benissimo, io qua sto. Cioè, questo era il mio obiettivo. Dove ancora una volta... di nuovo Mega Sherron, di nuovo qua. Finalmente sei qui. Sono tornato e non sono contento. Vi dico una cosa, tra l'altro, nelle 6 sfide, perché ne ho fatte 6 per recuperare le 6 sfere del drago, Joseph non si poteva mai trasformare in Super Saiyan. Non ho capito per quale motivo, incomincio a temere che sia qualche problema legato, non so, a qualcosa legato all'interno del gioco, forse ci ha tolto pure il potere di trasformarci, mi sembra una cosa un po' strana, devo essere sincero. Mi sono scansato all'ultimo secondo, meno male. Prova ad attaccare direttamente col pugno singolo e ci siamo. Quindi direttamente con triangolo, ragazzi, ho possibilità di andare a ricaricare anche tutte le mie mosse, o almeno quella iniziale. E già va bene così. Però, ragazzi, io continuerò in maniera incredibile a colpirlo. Non gli darò mai e poi mai spazio per difendersi o fare altro. Quindi ragazzi, lo devo distruggere in maniera totale, non dovrà mai avere spazio e questo sarà il mio obiettivo. Questa credo possa essere una battaglia veramente difficile. Ancora non mi fa trasformare in Super Saiyan, voglio. È una cosa veramente assurda. Poi vedi se la riesce a fare la combo lui, ma spero di no. Tocca a me. Devo stare veramente attento. Ho sbagliato, devo fare la Kamehameha e invece ho fatto l'altra mossa. Prova ad avvicinarmi, però va comunque a segno, quindi nel complesso ci può pure stare. Quindi la barriera energetica, lui non ha difese. Quindi comunque nel complesso credo un 5.000 riesco a toglierlo. 3.750, un po' pocuccio. Ma aspettavo qualcosina in più, devo essere sincero. Però almeno siamo a debita distanza, credo. Vediamo, sì. E quindi io lo vado ad attaccare direttamente già a distanza. Vado con triangolo, non riesce a difendersi e mi ricarico adesso la Kamehameha. Ma va benissimo così. E ragazzi, porterò avanti così la battaglia. Vediamo quello che succede. Oh, perché lo stai facendo? Perché vuoi distruggere il pianeta? All'improvviso ho il filmato. Distruggerlo? E quale sarebbe il divertimento? E quindi lui che vuole fare? Scusa.
Faccio tutto questo per divertirmi. La pace è noiosa. Vabbè, diciamo che la motivazione non è assolutamente delle più giustificate. La pace è... cosa? Hai distrutto la Terra per questo motivo? Sei pazzo, non la passerai liscia. Trasformiamoci in Super Saiyan. Finalmente. Ah, ci voleva, ragazzi, perché per 6 battaglie non riuscivo a trasformarmi. E forse dovevamo ritornare qua. Mi stavo annoiando troppo. Un bazzuto proprio Mega Sharon qua, eh. No, è riuscito a colpirmi, ma come ha fatto? Ho sbagliato qua. Qua ho sbagliato e mo subisco parecchio. Prova a difendermi, ragazzi, ma ve lo dico già da subito. Qua busco in una maniera veramente assurda. Lo sapevo. Vabbè, ragazzi, qua abbiamo buscato veramente tanto. Io avevo preso un buon ritmo e invece ho preso veramente tante sberle qua, eh. Siamo molto attenti. Prova a mantenere la distanza. Lui si ricarica ad una velocità assurda. Ma si ricarica molto più velocemente di me. Non so perché questa cosa. Ma no, di nuovo. Triangolo. Va bene. Quindi sono riuscito a difendermi bene questa volta. Provo... oh! Ma come ha fatto? Ragazzi, non ho capito perché è riuscito a fare quella cosa. No, triangolo. È riuscito a difendersi. Prova ad attaccare così. Lui si difenderà con la difesa massima, cioè con la possibilità di difesa massima, e io ne approfitterò. Questa scarica di colpi, pensavo che i due si avvicinassero, invece no. Vabbè, amico mio, qua la subisci. Così, queste cose, non ci sta niente a fare. Subisci, stop. Va bene, e lo manteniamo anche a distanza. Noi ci abbiamo ancora, diciamo, la nostra difesa. Prova a colpirlo così e si è difeso un'altra volta. Ma come fa, non lo so. Prova a colpire. Ah, mo ce l'abbiamo alle spalle. Cioè, noi siamo alle sue spalle. Quindi lo malmeno più che posso. Vai, buttiamolo giù e vediamo che succede adesso, va. Tra l'altro siamo Super Saiyan, quindi i danni che gli facciamo sono di gran lunga maggiori. Purtroppo non sono riuscito a ricaricare completamente la Kamehameha. Ma che imbazzuto! Ma come ha fatto a farlo? Non lo so, ragazzi. Proviamo a schivarla, ma... ce l'ho fatta? Ma non me la schivava, ma l'ho premuto. Oh, Wayuma. Allora, il gioco a volte, guardate, su queste cose veramente fa degli errori drastici, ve lo dico, eh. Purtroppo il gioco su questo non è calibrato bene. Guarda, guarda, mo mi riesce ad eliminare pure. Palese. Mo mi distrugge. Ma no. Cioè, ero partito benissimo. Devo fare tutto da capo. Assurdo. Siamo nelle fasi finalissime dello scontro, ragazzi. L'avversario è stato veramente tosto, ma forse finalmente ci siamo. Provo a concludere e credo di essere riuscito a concludere. Battaglia veramente tosta. Questo sistemerà il mondo. Questo sistemerà tutto. Che colpo! E vediamo se riusciamo definitivamente ad abbatterlo, a riottenere tutte le sfere. E caro mio Super Inchilon, credo ci sia ben poco da fare. Troppo tardi per salvare questo misero mondo. No, vabbè, ragazzi, dopo tutto quello che ho fatto, adesso non ci sono scuse. Mi raccomando, Mega Sharon, no, eh. Guarda come se la ride, però è andato a terra. Quindi lui è stato sconfitto. Però c'è il rischio che il mondo non possa tornare come prima. Sei solo un povero fallito, il tuo gioco è finito. Fa anche le rime, più o meno. Le 7 sfere del drago, tutte, proprio qui. E vabbè, ragazzi, le abbiamo ottenute di conseguenza. Vieni avanti, Sharon! Quindi andiamo ad evocare il drago. Ma top! E vediamo un attimino anche le statistiche, perché fino ad ora ve le ho fatte vedere poco. Ci aumenta un botto. Andiamo a C con l'attacco del colpo dell'aura, B con l'attacco speciale. Non male, un po' di potenziamenti ci volevano. E quindi sfera del drago a 4 stelle e nuovi maestri. Ed eccolo qua, ragazzi, è proprio davanti a noi, c'è Sharon lassù. E più ti avvicini, più appunto... questo è Sharon, quello lì di GT. Ma che figata è, ragazzi? Nel prossimo episodio, quindi, a quanto pare, andremo direttamente al santuario di Kami e lì scopriremo cosa ci fa il drago Sharon. Lo abbiamo chiaramente evocato noi con le sfere del drago e forse ci farà esprimere un desiderio. Lo scopriremo nel prossimo episodio, che probabilmente sarà il finale dell'Hero Mode. Vi ricordo che poi, oltre all'Hero Mode, potremo giocare anche proprio la storia di Goku con Vegeta e tutti gli altri guerrieri Z. Se l'idea vi piace, lasciate un like o consigliatemi gli altri giochi, Regime Blast, Burst Limit e così via. Quindi, ragazzi, alla prossima, ciao!